Ciao belli, benvenuti in questo nuovissimo video di Valentino Rossi The Game. Andiamo avanti con la carriera dopo la pista di Steven Spielberg. Oh, scusate, dopo la pista di Spielberg. Vediamo come ci piazziamo per la prossima gara e facciamo subito il nostro proseguo del campionato. Ci vediamo dopo la sigla. Ciao! Channel in collaboration with. Eccoci qua ragazzi, carriera, andiamo avanti, vediamo subito come siamo rimasti, eh? Allora, calendario, Brno, perfetto, siamo praticamente a metà, direi, sì, poco meno, poco più della metà. Ok, Brno, solito schema, ma andiamo avanti un pochettino il tempo della qualifica e facciamo, vediamo un attimo che tempo piazzano i nostri diretti concorrenti e poi ci buttiamo anche noi a tentare il nostro tempo migliore. Ovviamente siamo sempre in realistica, con i danni, il consumo delle gomme e probabilmente più avanti faremo una piccola variazione. Non so se alla fine del campionato o se quasi alla fine del campionato, cioè metteremo i freni disgiunti e forse aumenteremo un pochettino la nostra difficoltà di gara, di guida, da semi-pro a pro. Vediamo. Buongiorno, buongiorno da Brno. Buongiorno, buongiorno. Ok, allora, scorriamo il tempo un pochettino. Vediamo un po', stampano già un 208 alto. Va bene, buttiamoci in pista con un 208 di riferimento. E vediamo cosa riusciamo a fare, eh. Vai. Siamo carichi, ragazzi. Brno è un'ottima pista, una bella pista, è un'ottima pista soprattutto per fare una bella rimonta, eh. Ci stava anche a tenere il gas tutto aperto, eh? Vabbè. Ok, vediamo un po' come ci piazziamo in questo giro qua, eh. Ci abbiamo già il traffico lì in mezzo alle palle. Va bene, teniamo aperto, spalancato. Ok, vediamo prima il tempo come siamo messi. Dovrebbe essere da ste parti, se non sbaglio. Dopo sta curva forse? Eccolo qua. Casco rosso, primo casco rosso, ragazzi, attenzione. Siamo già col casco rosso del primo intertempo. Vediamo cosa combiniamo, perché mi sa che potrebbe essere che esca fuori una bella gara. Attenzione, piccolo errore, scusate. Potrebbe uscire fuori una bella gara, eh. Sfruttiamo tutta la pista il più possibile. Ok, siamo quasi in fondo, ragazzi. Teniamo tutto aperto. Aia, piccola molla di gas. Casco giallo, eh. Parzializziamo qua, che va bene così. Ok, dobbiamo piazzare più caschi rossi possibili per cercare di tirare giù il tempo. Porca miseria. Allora dovrebbe esserci un casco giallo, di nuovo. Già, è la parte un po' più difficile della pista questa. Attenzione. Eravamo messi così bene subito il primo intertempo, vabbè. Non abbiamo rovinato nulla. Vediamo un po'. Quattordicesimi, attenzione. Io mi tento un altro giro di qualifica, vediamo come va. Teniamo aperto. Cambio di direzione. Ci avviciniamo in fondo alla staccata sui 220 all'ora, eh. Ok,
Questa è presa molto molto bene. Casco grigio, qua non possiamo migliorare sicuramente, figurati. Questa è la curva dell'errore di prima. Da farla in due tempi, però è come se fosse una, eh. Poi con le MotoGP probabilmente la faremo in un tempo solo, però qua. Bella così l'uscita, molto gas aperto. Cambio di direzione, veloce. Abbiamo aperto tutto, apriamo via. Vai. Casco giallo. Bella lì, un po' forzata, ma ci siamo, dai. Ci siamo, ci siamo. Devo scendere ancora di qualche posizione almeno, eh. Dai, 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 che stiamo recuperando un pochettino, eh. Secondo me anche questo intertempo, casco giallo, stiamo scendendo, eh. Non siamo sul miglior tempo, però. Attenzione all'errore. Attenzione qua, cerchiamo di uscire forte. Vediamo un po' come siamo ridotti. Vabbè, siamo scesi, dai ragazzi, va bene così. L'aria mi ribalto qua, eh. Boom. Ormai lo faccio solo per te. Ok, torniamo ai box. Velocizziamo il tempo, ripariamo la moto perché mi sono incappucciato. Riavviamo il tempo, scorriamo un po' il tempo. Siamo sempre in nona posizione, vabbè, ci giriamo in nona posizione, dai, va bene. Decimi, decimi, decimi. Fenati ha fatto il miracolo, undicesimi addirittura, vabbè, dai, va bene. Partire undicesimi a Brno è molto, molto bello. Continuiamo, punticini, punticini, esperienza. Tra un po' arriviamo a migliorare ancora un pochettino un punto, qualche punto di frenata, che c'è molto, molto utile, soprattutto per le staccate lunghe, perché... abbiamo visto che abbiamo difficoltà. Un saluto a tutti i telespettatori da Guido Meda. Ci troviamo a Brno, undicesima tappa del mondiale, per la diretta del Gran Premio della Repubblica Ceca. Vai. Scendiamo in pista subito che siamo accaniti, ragazzi. Ancora qualche istante. Partiamo dalla undicesima. Se... mi sembra undicesima fila, mi sembra. Pista lunga, difficile. Via! Alla grande. Partenza com'è? Non male, non male. Cerchiamo di stare all'interno qua. Ok, ok, stiamo qua insieme agli altri. Non ci facciamo intimorire, eh. Da dei nomi così blasonati nelle prime posizioni, eh. Attenzione! Attenzione, passa in prima posizione. Ah, va bene, va bene. Va bene, va bene, va bene. Questa mi sa farla meglio, eh. Anche nella qualifica la sbagliavo, eh. Va bene, prendiamo il manual gas molto presto. Abbiamo poco motore qua, poca frenata, poco di tutto. Ok, cerchiamo di non pigliare il cordolo perché abbiamo visto che ci fa perdere troppissimo, che ci fa saltellare la moto. Va bene, va bene. Usciamo forte. Come siamo a distacco? Va bene, va bene. Manteniamoli con un certo distacco, eh. Ok, va bene, va bene. Piccola correzione di gas. Va bene, questa qua bisogna prenderla più stretta possibile, perché sennò questa qua non riusciamo a chiuderla. Va bene, motore che muore. Come siamo? Siamo sempre uguali più o meno, dai. Questa è bastarda perché c'è il saltello dell'inizio, bisogna stare attenti.
Ok, alla grande. Alla grande così, vai. Passiamo sulla prima tornata della gara, primi, eh. Ottima gara, ottima gara. Attenzione, qua bisogna cercare di mantenere la concentrazione, eh. Cambio di direzione veloce. Brutto, sfruttando tutta la pista. Ce l'abbiamo sempre tutti lì, eh. Bella la staccata al limite, bella, bella. Bello così, vai. Usciamo belli puliti. Aumentiamo il nostro distacco in queste due curve. Cerchiamo di stare qua molto cuciti al cordolo qui. E al cordolo qui per la sinistra, eh. Ok, eccola qua. Alla grande, non tocchiamo il cordolo che ci fa perdere. Voglio stare stretti perché c'è la controcurva. Perfetto, perfetto, perfetto. Usciamo bene, usciamo bene. Aumentiamo il distacco. Ah, questa qua bisogna stare un po' più attenti, eh. Parzializziamo e apriamo subito, via. Attenzione a questa. E c'è il saltino. Manteniamo seconda. Prima per questa. Usciamo fuori dal rampino qua che è tutto salita, eh. Beh, siamo sempre lì, dai. Il distacco è una molla. Aumenta e diminuisce. Attenzione a questa qua che c'è lo scalino. Ok, qua ci recuperano per forza. Va bene, lanciamoci sulle linee. Ultimo giro, comincia l'ultimo giro. Sta facendo veramente una gara memorabile, eh. Attenzione a questa curva qua infame. Cominciano ad avvicinarsi, è nella prima curva. La facciamo sempre non troppo bene, eh. E ciò non è bello, ciò non è bello. Ok. Bisogna stare attaccati al cordolo, eh? Sennò prendiamo troppo larghi per questa qua. Va bene, va bene. Va bene, perfetto. Il stacco aumenta, ragazzi. Va a finire che facciamo anche una bella gara. Va a finire che facciamo anche una bella gara. E ogni volta che lo dico di solito cado, quindi meglio che non lo dico più. Ci ho provato, eh. Ok, belli stretti. Con l'errore anche, eh. Attenzione. Dovremmo mica farci fregare adesso, eh. Cambio di direzione. Seconda, seconda, prima. Usciamo forti in questo piccolo salitino. Andiamo verso la discesa e la salita di nuovo, poi, eh. Il distacco c'è sempre, ragazzi. Attenzione. Ci avviciniamo quasi alla fine della gara. Siamo di seconda, che entriamo nell'altra, poi. Ok. Rampino largo ma stretto. Non so come dirvelo. Oh, attenzione. Salita, questo è il rampino più salito, più salita che c'è nella gara, eh. Il più salito che c'è nella gara. Come cazzo parlo? Dai che ci siamo. Attenti a saltino qua. Ragazzi, niente cappellate, eh. Ragazzi, siamo al traguardo. Attenzione. Sia pronta a vincere questa gara. Grandissima gara dominata, ragazzi. Realistica. Danni, consumo delle gomme, semi pro. Non ci venite a spaccare i maroni, perché qua stiamo giocando veramente bene. Non abbiamo fatto il miglior tempo che l'ha fatto Danilo. Però abbiamo vinto la gara, non ce ne frega una mazza, e vai alla grande. Siamo primi sempre a 198 punti, c'è Brad Binder subito dietro, un campionato tutto a gomitate con Binder e Fennati, eh.
siamo tutti lì. KTM ormai, anche se cadiamo tutte le gare, forse vinciamo lo stesso il trofeo costruttori. Ottima abbondanza di punti, finalmente un punto in più nella frenata, cosa che non è abbastanza da escludere. E quindi direi che, ragazzi, anche questa gara qua l'abbiamo fatta veramente della Madonna. Se la finisse questo cellulare qua di suonare mentre io registro, magari se io mi ricordassi anche di metterle la vibrazione, ma anche silenzioso, vabbè. Detto questo, la gara è venuta molto molto bene, abbiamo fatto una bella qualifica subito col primo casco giallo, il casco rosso subito all'inizio, e vediamo un po' cosa dice Vale. Super The Gamer, che colpaccio. Ragazzi, anche se settimana prossima non si corre, vorrei che ci allenassimo un po' in pista. Giriamo con l'R1 a Misano, cercate di esserci tutti, ciao. Mi raccomando, ragazzi, ci siti tutti, sì, ci siti, venite tutti numerosi. Quindi, ragazzi, il prossimo evento Garona con l'R1M, proviamo e vediamo cosa facciamo. Io vi ringrazio per aver visto il video, se vi è piaciuto, come al solito, non vorrei dirvelo sempre, ma ricordatevelo di mettere un sacco di mi piace, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, commentate, condividete, fate un po' quello che volete. Ci vediamo al prossimo video, ciao belli.